Buon pomeriggio a tutti ragazzi dal vostro Kartal. E allora, dopo tanta sofferenza, una partita di sofferenza ragazzi, partita di sofferenza dove non si sbloccava sta maledetta partita tra Perugia e Triestina, e invece negli ultimi minuti ringrazio appunto Murano ragazzi e Minesso che fanno 2-1. Primo gol della Triestina con uno sbaglio del nostro portiere e purtroppo del nostro centrocampista barra difensore Van Balen, che purtroppo ragazzi lo sappiamo tutti non è un difensore centrale ma bensì un centrocampista. Però ragazzi non abbiamo sofferto perché solo quel gol ha suscitato praticamente quell'occasione. Del resto è stato tutto praticamente nullo. Triestina, che è stata messa sempre sulle corde, non è che abbia giocato quel calcio che tutti voi pensate. Abbiamo giocato sempre noi, però purtroppo tra chi non tira sempre, tra alcune cose, Juan ragazzi che giocatore. Juan che in tutti i 90 minuti correva destra e sinistra senza fermarsi mai, proprio senza fermarsi mai. Poi ragazzi al secondo dovevamo sbloccare la partita al secondo tempo e invece la sblocchiamo nel secondo tempo dopo essere passati in svantaggio, che è stato veramente dura. Solamente Cubretta e alcuni amici ci hanno creduto, io sinceramente no. Ancora che i padovani vengono qua sotto il mio canale, pio, è ancora aperto il campionato carissimi padovani, quindi il Perugia c'è, il Perugia è vivo, il Perugia vincerà sempre. Quindi ragazzi, partita tosta ma vinta con il cuore, questa è stata vinta con il cuore e soprattutto questa vittoria è targata Fabio Caserta, perché ha azzeccato tutto in maniera molto perfetta e sono veramente felice. Ancora non è finita e questo mi dà motivo per andare avanti sempre e comunque. Sempre forza Grifo, dobbiamo crederci fino alla fine, perché niente è scontato, niente è così messo in discussione. Ragazzi, adesso tutto il popolo del Perugia si deve unire compatto per portare la squadra e fargli sentire il nostro amore e soprattutto il nostro affetto e sostegno. Perché ce la possiamo fare, ce la possiamo fare! Anche se ho detto che era chiuso qualche settimana fa, era normale. Ma adesso come non mai dobbiamo crederci. Forza Freghi! Forza!